Ciao. Perugia, Roberto Biselli qui accanto a me, grazie Roberto. Grazie a te. Siamo nel palazzo della provincia, appena finito, siamo a margine, come piace dirmi, di un incontro organizzato a partire dal nuovo spettacolo tuo, di cui parliamo fra 10 secondi, sulla violenza di genere e sul male. Sul male inteso in maniera assoluta. E il tuo spettacolo, che ho visto ieri l'anteprima, parte da una graphic novel, esatto, edita da Becco Giallo, su un tema di violenza a Taranto di una decina d'anni fa. Com'è che hai trovato questo libro? Allora, dove l'ho trovato esattamente non me lo ricordo. So che quando ho letto questa graphic novel sono rimasto... L'hai trovato in libreria? Così, in libreria, sì. Ok. Sono rimasto molto colpito dal disegno e dalla storia, perché parlava di una storia di cui non ero a conoscenza, una violenza su una bambina terribile che subisce 5 violenze in un giorno e mezzo, ma disegnato e scritto con una cura, con un'attenzione, con una mancanza di voyeurismo, di qualunque tipo di accentazione, come soltanto le due autrici, che sono due donne, erano riuscite a fare. E questa cosa mi è rimasta un po' dentro, sai, quei progetti che metti un po' da parte, finché certo, è arrivato il momento giusto, perché per fare questa cosa ci voleva un team di persone che lavorassero sul video, sulla musica, sul canto, trovare l'interprete giusto, trovare anche il momento giusto. Questa ragazzina, Carmela, quando subisce la violenza a 12 anni, e ti confesso, io che sono padre di una dodicenne, questo elemento ha giocato un ruolo decisivo. E tutte queste cose si sono unite, è nata questo esperimento di mettere insieme una drammaturgia originale, anche qui scritta da una donna, con l'elaborazione di questa graphic novel che poi viene appunto proiettata in intersezione con la drammaturgia. Infatti io consiglio a tutti di andare, per chi può, chiaramente, poi sono le distanze chilometriche, stasera, domani, e poi ci sono anche delle matinee, sì, e poi chissà cos'altro, poi chissà, speriamo altro, a vedere Io non ho pace, Teatro di Sacco alla Sala Cuto a Perugia, poi metto i link qui sotto. Certo. Un'ultima battuta su questa giornata, è stato un bel momento, l'ho fatta con un piccolo intervento, c'era psicoterapeuti, donne, sì, attive nel settore della prevenzione e della violenza di genere. È stato un bel momento, c'è una battuta per concludere su questa mattinata, qui alla provincia di Perugia. Sì, le donne sono molto vive, quindi io mi auguro che lo siano sempre di più, specialmente le giovani generazioni che talvolta sono anche un po' assenti, nel senso che non sono informate, assopite, un po' assopite, su questo devono diventare veramente attive e combattive. Va bene, grazie Roberto, un saluto a tutti, ciao. Grazie.